Bene, finalmente ci siamo. Io sono Riccardo Cristiano, Liberi TV, autore del libro Vi dichiaro uniti, edito da Officine Editoriali D'Acleto e con prefazione di Marco Cappato, che saluto. Vorrei chiedere agli amici web ascoltatori se in questo momento mi sentono correttamente o se ci sono problemi di audio prima di iniziare la nostra conversazione, la nostra chiacchierata, il nostro dialogo su Vi dichiaro uniti un anno dopo. Mi sentite? Vediamo un pochino se qualcuno si fa sentire e mi risponde. Io sono già pronto con le sorprese, con il libro che è qui davanti a me. Ecco qua, lo vedete? Si vede, sì, si vede, Vi dichiaro uniti con le rose arcobaleno. Vediamo se ok, dalla regia mi dicono che tutto ok, va tutto bene, benissimo. Allora, io direi che possiamo iniziare, siamo puntuali, sono le 21:03, giusto 3 minuti di scarto sulla diciamo tabella di marcia. Volevo darvi delle dritte, soprattutto su come è nato Vi dichiaro uniti, perché uno pensa un diario si scrive in poco tempo. No, Vi dichiaro uniti è nato nell'arco di tanti anni. Ho selezionato ovviamente dei pezzi che secondo me erano fondamentali, ne ho lasciati fuori molti altri. E questo libro, in questi 365 giorni, ha venduto davvero tantissime copie. Siamo arrivati a 1.000 copie. 1.000 copie sono tante per un autore emergente. Io non avevo mai scritto un libro, quindi per me è una cosa molto bella. Io ringrazio tutti quelli che lo hanno acquistato e che ancora lo stanno acquistando, perché trasmette il messaggio che voglio trasmettere, ovvero dare una mano a chi è passato da quello che ho passato io, da quello che sono passato io, e che ancora oggi magari sta vivendo momenti di confusione, momenti di io direi anche di angoscia, perché ci sono delle volte in cui ci si sente soli. Sono arrivati tanti messaggi. Io stasera voglio iniziare con un messaggio inviatomi da una ragazza che si chiama Federica e dice così: una storia che si ricollega a tante in tutto il mondo e si pone come punto di riferimento per molti che, come Riccardo, si sono trovati e si trovano ancora a scalare una montagna troppo alta. Quella vetta, tuttavia, si può raggiungere nella maggior parte dei casi, soprattutto oggi. Essa non è poi così tanto lontana e ciascuno possiede la chiave per abbattere la fatica di questa scalata. Questa testimonianza è un vero atto di coraggio. Io non mi sento una persona coraggiosa, ho fatto semplicemente quello che sentivo di fare. Coerenza e autostima, un invito a uscire allo scoperto in una società che è ancora intrisa di impedimenti, barriere e contrarietà, ma nella quale è in corso un rinnovamento evidente grazie all'audacia di persone come Riccardo e all'efficacia di opere come questa, che poi, diciamolo, in Calabria è sicuramente la prima, che parla del tema non soltanto delle unioni civili, ma parla anche della comunità LGBTQI asterisco nascente, parla delle battaglie civili che abbiamo affrontato proprio in Calabria. Dall'inizio, io ho iniziato più di 20 anni fa, e quindi insomma c'è un po' di tutto, diciamo, in questo libro. Io saluto Sandra in questo momento, Sandra Iuele che è collegata, e Lorenzo Gioe Cici che mi sta salutando. Le sorprese sono tante perché vorrei farvi vedere quello che è il libro. Perché il libro sì, è fatto di carta, ci sono raccontate tante storie, però all'interno di queste storie ci sono anche degli oggetti a me molto cari che ancora io conservo. Ad esempio, in un capitolo io parlo della mia Mini Cooper regalatami da il mio primo amore, eccola qua, non so se la vedete, questa è la Mini Cooper originale, la famosa Mini Cooper. Eccola, vediamo, ve la faccio vedere meglio. Che mi fu spedita da questo ragazzo con cui passai una bellissima estate e che io conservo gelosamente. Tant'è che poi alla fine la Mini Cooper rossa che io posseggo non è questa, perché ovviamente è il modello nuovo, però questa Mini Cooper, quando la guardo, ritorno indietro nel tempo e mi ricordo quell'estate, mi ricordo quei momenti ed è un tuffo al cuore. Quindi la conservo, ripeto, gelosamente.
Saluto Federica che è in Molinaro, saluto Alfredo Brigante Federico e di nuovo, sì, dice Sandra, famosa. Poi ovviamente vi ricordo che potete farmi delle domande, potete tranquillamente farmi delle domande e io vi risponderò in diretta. Quindi se avete, non so, letto il libro e avete delle domande da farmi, io sono qua anche per questo. Poi una cosa che nessuno ha mai visto, perché io la conservo anche questa in maniera molto gelosa, voi dovete sapere che quando incontrai Marco, il nostro fu un incontro bellissimo, cade proprio oggi 24 novembre di 21 anni fa che Marco ci misimo insieme, insomma ci siamo messi insieme ben 21 anni fa. Molti mi hanno chiesto anche qual è il segreto della longevità del nostro rapporto, probabilmente è il fatto della diversità che ci accomuna, del rispetto, il fatto di capirsi, il fatto di parlare, il fatto di mantenere i propri spazi, il fatto di avere interessi in comune e soprattutto l'amore, questa è la cosa principale. Tra le tante cose che Marco mi ha regalato, la prima regalatemi da un uomo è una rosa, che io, vedete qua, adesso questa è secca ovviamente perché ha ben 21 anni questa rosa, io la conservo in questo piccolo contenitore di plastica, la conservo perché è la prima rosa che Marco mi ha regalato e me la conservo davvero gelosamente perché nessuno prima di allora mi aveva regalato un fiore, una rosa, perché poteva sembrare strano regalare una rosa a un uomo. Com'era strano magari all'epoca che due persone potessero amarsi, persone dello stesso sesso intendo. Quindi questi due sono simboli importanti della mia vita, hanno a che fare con Vi Dichiaro Uniti, mi riportano indietro nel tempo, molte cose non le ho inserite, vedete, la rosa, io della rosa non ne ho parlato, ma perché sono cose magari che poi ti vengono in mente dopo, cose che magari lasci fuori, che escludi per dare priorità ad altre. È entrato Luigi Romano, sono contento. Allora saluto Roselia Grande, grande Daniele Russo, saluto anche Daniele Russo, ma Luigi Romano rappresenta un capitolo del libro, perché io parlo sempre di Britney Spears, di Gigi Spears, che adesso in arte è Diamanda, che fa parte delle portinaie con Doretta e le altre, bellissimi ricordi, io ho dei ricordi meravigliosi delle famose pizze che facevamo, ma anche degli spettacolini che si improvvisava a casa di qualcuno, addirittura io qua ho delle foto che saranno difficili forse da vedere, di esibizioni che si fecero alla Quiete, che è a Palmi, non so se riuscite a vederli, queste sono delle drag che si esibivano all'epoca e noi andavamo lì per passare un po' il tempo. Ora ve ne faccio vedere un'altra, non so se si riesce a vedere bene, magari qualcuno potrà anche riconoscerla, lei è la Pinessa, ora ve la faccio vedere, vedete qua, e ora faccio vedere una foto a Gigi, perché c'è pure Gigi in questa foto. Allora dovete vedere in mezzo quella bellissima ragazza vestita di verde, quella drag vestita di verde, è Gigi, Luigi Romano, in arte Diamanda, ed è qua. Queste sono sorprese perché nemmeno Gigi le sapeva, eppure ci sono, io sono pieno di foto, ricordi bellissimi, ne ho tanti e conservo tutti questi ricordi proprio perché è importante per la nostra storia di comunità LGBT, ma per la nostra storia in generale, tramandarli questi ricordi, e ne ho davvero tanti, ne ho davvero tanti. Sì, comunque sì, dai, bello Gigi, ti ricordo veramente con piacere. Poi anche la dia al nubilato, celibato, come lo chiamiamo? La dia al celibato, sì, la dia al celibato che facemmo prima del 27 maggio del 2017 e cui tu ci hai fatto da madrina, è stato bellissimo, quindi è stato davvero bello. Quindi la comunità drag è stata sempre dalla mia parte, come anche la comunità trans, ma poi vi parlerò anche di questo. Ciao Simona Nicastro, un saluto, ne stanno arrivando in tanti, sono contento, ripeto,
Sono contento che siate presenti oggi, proprio perché, ripeto, ricorre un anno sì della presentazione del libro qui a Cleto la prima volta, 365 giorni, ma è anche bello perché comunque è una data importante per me e per Marco, quindi abbiamo voluto farla oggi, era giusto farla oggi. Poi un'altra cosa di cui io parlo sempre, io sono pieno di foto perché una volta non c'erano gli smartphone, quindi si potevano fare solo le foto, quindi il mio primo Pride, io c'ho un album piccolino, era l'8 luglio, il World Gay Pride del 2000. E ci sono tante foto qua che rappresentano insomma i momenti più belli, i momenti salienti, e io vi faccio vedere una delle tante foto, ma era veramente un'onda Pride, come viene chiamata adesso, dove eravamo in tantissimi, tutti con le bandiere, e quella fu la prima volta che io ebbi il coraggio di tenere Marco mano nella mano, perché prima non era così, prima non l'avrei mai fatto perché mi vergognavo, prima non ero riuscito. Questo invece è il banner del Fuori, che è un'associazione, la prima associazione omosessuale italiana, e qui c'è una foto che ho con una drag, guardate come ero giovane, con il capello proprio, mamma mia, non mi posso rivedere in questa foto, a petto nudo, molto meglio la drag, la trans sicuramente. Allora, ciao Giuseppe, Scordino, ciao Antonio, grazie Sandra per gli auguri, ovviamente Gigi dice che è stato un onore per essere orgoglioso di noi, noi siamo orgogliosi di te, siamo orgogliosi di tutte le persone che ci dimostrano affetto, che ci hanno dimostrato affetto in questi anni, ma anche in questo, diciamo, in questo anno che è passato, ed ogni messaggio che ci è arrivato, che mi è arrivato magari privatamente, mi ha sempre fatto riflettere su quello che è l'importanza di un libro, che non deve essere per forza il mio, però un libro che racconta una testimonianza, una storia, quello è importante, perché è una parte della propria vita che una persona decide di mettere in piazza in maniera pubblica, non per se stesso, perché non so, ci deve guadagnare. L'unico guadagno che ci faccio è proprio quello che ne ho di ritorno sotto il lato umano, e quindi sotto il lato umano ho avuto tanto. Io stesso, per esempio, ho dei libri speciali che mi hanno formato, per esempio uno dei tanti è proprio di Angelo Pezzana, che si chiama Dentro e Fuori, una biografia omosessuale. Per esempio, questo fu il primo libro che io comprai quando iniziai ad approcciarmi con l'associazione Certi Diritti e con i Radicali. Fu un libro molto importante perché Angelo raccontava più o meno quello che raccontavo io, quindi le paure, gli anni che erano diversi, perché questo è un libro dove ripercorre gli anni 60, gli anni 70, erano anni molto diversi da quelli in cui ho vissuto io, però erano sempre anni particolari dove la discriminazione era sempre lì. E poi c'è un altro libro molto importante per me, che è questo, che è di Porpora Marcasciano, che si chiama Fra le rose e le viole. Queste sono storie di persone trans che vengono raccontate da Porpora, e poi sono loro stesse che si raccontano, e sono davvero belle, perché io penso che il percorso di una persona transgender sia ancora più complicato e particolare di una persona gay, che comunque in linea di massima ha un grado di visibilità più fattibile, mentre invece una persona transgender fatica molto, perché deve fare proprio un cambiamento dentro e fuori di sé, gli altri assistono a questo cambiamento e spesso si viene esclusi, e questo è sbagliato. Io ringrazio anche Franco Pino, che in questo momento sta salutando. Grazie Sandra, ma guarda, l'amore ci guida, ci ha sempre guidato, questo è importante, perché l'amore è quello che penso rappresenti la base di tutti gli affetti, tutti i rapporti, dal rapporto in famiglia piuttosto che dal rapporto d'amicizia, come il rapporto d'amore in sé, è un sentimento che si va a diffondere in vari modi. Poi, un'altra cosa di cui parlavamo nel libro, era il mio primo, diciamo,
il mio primo scambio di fedine, perché ci fu una sorta di pre-matrimonio, pre-unione civile, prima del 27 maggio. E questo venne proprio a un anno da 1999, quindi nel 2000, io e Marco decidemmo di scambiarci a un anno delle fedine. E qua ci sta la foto, vedete, dello scambio delle fedine, non so se si riesce a notare. Tra l'altro c'è pure una storia carina da raccontare, che ora ve la racconto. Questa è la foto invece del, vedete qua, del bacio dopo che ci eravamo scambiati le fedi, io e Marco, giovanissimi. Perché dovete sapere che quando andammo a Cosenza a, come dire, a prendere le fedi, ovviamente andammo in due, e quando si trattò di chiedere cosa bisognava scrivere all'interno delle fedi, dicemmo, io dissi Riccardo e all'altro cosa ci dobbiamo scrivere, e Marco disse Marco. L'impiegato, il commesso, non fece una piega più di tanto, però per noi fu una sorta di obiettivo raggiunto, perché comunque andare in un negozio, parliamo di 20 anni fa, e dire voglio fare delle fedine, ce le scambiamo, però ci scriviamo due nomi maschili, pensavamo che poteva esserci qualche atto discriminatorio, oppure ti guardavano in maniera strana, poi non so se magari sono stati dei commenti, però noi ci siamo sentiti forti, perché avevamo fatto questo gesto che per molti può sembrare scontato, però non era scontato per noi, quindi è stato bello, è stato molto bello. Poi, questo è un cartello molto bello, io lo tengo sempre nella mia stanza affisso, che parla, viene dal Napoli Pride del 2010, dove dice che amare è un diritto umano. Questo cartello insieme ad altri sono stati creati da Amnesty International proprio per promuovere l'uguaglianza, ma anche la, come dire, la comprensione della diversità che ognuno di noi ha. Quindi l'amore è un sentimento universale, torniamo sempre là, è un diritto umano perché ognuno ha diritto ad amare come vuole, come può. Un po' come canta la canzone di Caterina Caselli. Quindi questa è un'altra cosa importante. Adesso, se non ci sono delle domande che vengono, come dire, dal pubblico, vorrei leggervi io invece dei commenti che sono arrivati sulla pagina di Dichiaro Uniti, che vi invito comunque a visitare. Per esempio, c'è un commento di un ragazzo di Milano che si chiama Simone, che dice: lo sto già leggendo e devo dire che mi piace molto, ben scritto, scorrevolissimo, non banale, mai melenso, non scivola nemmeno per un istante nel volgare e soprattutto trasmette tanta serenità e positività, tutte cose di cui al momento c'è un gran bisogno. Per il momento ho letto solo i primi capitoli, sono al primo coming out con l'insegnante di francese, ma se continua così credo proprio che alla fine non potrò che confermarmi il giudizio, se non addirittura migliorarlo. E poi dopo qualche mese lui ha finito di leggere il libro e dice: non posso che confermare il mio giudizio iniziale, ben scritto, scorrevole, interessante, commovente, ironico e con tanti riferimenti storici e culturali che ovviamente non guastano. E poi dice Riccardo ha fatto un bel lavoro. Prescindendo se il lavoro è stato fatto bene o male, io dico sempre che è una storia, è la mia storia. È quella di Marco, è quella della comunità LGBTQ calabrese, è la storia di persone che si sono raccontate, si sono espresse, mi hanno lasciato tanto, mi hanno lasciato tantissimo, io ho ricordi bellissimi e tornando indietro con la mente spesso e volentieri ho quella voglia di rivivere quei ricordi, fortuna che li scrivo. E non ancora ho perso la memoria, no, continuo a scrivere il mio diario quotidiano e quindi continuo a raccontarmi e raccontare quello che succede tutti i giorni. Ed è bello potersi raccontare. Adesso voglio leggervi qualche altro messaggio, perché ce ne sono arrivati tantissimi, anche molto brevi. Per esempio c'è Pierfrancesco della Liguria che dice: libro terminato, mi è piaciuto, il libro varia inizialmente, è una storia personale, poi declina in una più collettiva. Magari in futuro ci saranno altri due libri che approfondiranno entrambe le tematiche. Beh, io non so se scriverò un secondo libro sulla comunità, al momento non è previsto, perché comunque
questo racconta una storia che si conclude in un modo. Sono previsti altri libri, sicuramente questo è uno spoiler, quindi da qui a breve, penso con l'anno nuovo, uscirà qualcos'altro, quindi preparatevi, però al momento non ci sono altri libri a Rainbow Arcobaleno. Poi ci stanno altri commenti, per esempio quello di Luciano dalla provincia di Vicenza, che dice: complimenti per il libro, scrivi bene, è una lettura scorrevole, lo consiglierò a chi mi chiede un buon libro per capire la questione e come vive una coppia homo. Ho riletto le tue avventure sociali e politiche e mi sono rispecchiato. Il Partito Radicale, Pezzana, che seguivo per radio, i primi transessuali che ho incontrato a Venezia nella sede del partito, la prima legge che li aiutava in questa operazione per riconoscersi nel corpo adeguato. Certo che nella tua Calabria deve essere stata dura. Comunque gli stereotipi ci sono ancora anche qui. Mio nipote di 17 anni si è dichiarato su Facebook e mio fratello è rimasto un po' male, ma essendo già preparato, perché io gli parlavo dei diritti delle persone a essere ciò che credono, si è rassegnato. Il problema sono gli amici, ma ora è in pace. Quello che ho apprezzato molto è la tua capacità, la tua caparbietà e intelligenza. Spero un giorno di incontrarti con Marco, ti abbraccio. Beh, pure qua, sul fatto della, come dire, della difficoltà in Calabria, è sempre soggettivo. Io penso che la cosa principale sia non vergognarsi e vivere alla luce del sole. Noi abitiamo a Cleto, paesino bellissimo, stupendo. Lo dico sempre quando vado in giro. La comunità tutta ci ha accolto. Io ho molti amici qui a Cleto. Mi trovo benissimo, non ho mai subito discriminazione, anzi partecipiamo attivamente non soltanto ad attività pubbliche, ma in generale alla vita del paese. Quindi se non ti nascondi, questo io dico a una persona, però ci vuole ovviamente coraggio, forza, ci vuole un lavoro dietro. Se non ti nascondi, vivi bene. Questa è la cosa principale. Quindi non c'è molto da dire, se non di vivere alla luce del sole, cercare sicuramente dei supporti familiari, se ci sono, degli amici, se ci sono, se no delle associazioni. Non sentirsi soli è la cosa fondamentale, tant'è che dai messaggi che mi sono arrivati è emerso questo, un po' la solitudine. C'è chi per esempio mi ha scritto come fare a dirlo alla propria moglie o al proprio marito. Abbiamo conosciuto anche delle coppie che magari vivevano insieme da anni, qualcuno aveva una relazione appunto precedente con una donna e quindi era sposato e aveva dei figli e non sapeva come dirlo ai figli, anche questo può risultare un problema. È tutta una questione di chiarezza e di tempi. I tempi non sono stabiliti, i tempi sono individuali, ognuno di noi deve sentire di fare il proprio coming out quando lo sente e di dichiararsi alla comunità quando lo desidera. Di certo è, prima lo si fa, prima si vive meglio, perché io ho avuto la fortuna di farlo a 22 anni. Adesso l'età si è abbassata perché su YouTube ci sono degli youtuber o dei blogger che parlano tranquillamente di transessualità, di omosessualità, piuttosto che di gender fluid, di tante cose che pure per me sono strane, perché ripeto, io l'asterisco che noi mettiamo LGBTQI asterisco è proprio per designare altri non tanto orientamenti sessuali quanto possibilità che ci sono. Adesso rispondo a Sandra che dice: io ho letto il libro e me ne sono innamorata. Racconta la vita personale di un ragazzo che affrontava non il cambiamento ma se stesso. È vero Sandra, io affrontavo me stesso, ma l'affronto tutti i giorni, ancora oggi, magari in tematiche diverse, magari adesso sono tranquillo sotto quel profilo, ma comunque affronto la mia vita con le problematiche che ci sono di discriminazione, di tutto, perché la vita dovrebbe essere, dicono che la vita è semplice, però la vita poi ce la complichiamo noi e ce la complicano gli altri. La pagina Restiamo Uniti, allora Lorenzo Joy Cici dice, si chiama Vi Dichiaro Uniti, quindi basta andare su Google e digitare Vi Dichiaro Uniti che uscirà la pagina, sia la pagina web dove è possibile acquistare il libro e sia la pagina Facebook. Simona Nicastro dice: lo consiglio, un libro in alcuni momenti molto forte e triste che racconta la vita reale di un giovane ragazzo, per fortuna ha un ottimo finale.
Sì, ho la fortuna di avere un ottimo finale, ma anche un ottimo vissuto, perché, ripeto, ho conosciuto delle persone nella mia vita che mi hanno aperto gli occhi, mi hanno accompagnato. Poi, come capita nella vita, ci si può anche lasciare, ci si può separare, però mi hanno lasciato dentro tante, tante, tante belle cose, tante belle cose. E poi il finale, voi lo avete visto, continuo ancora oggi il fatto di stare ancora con Marco, capito? Perché quando trovi la persona giusta, la persona che sopporta i tuoi difetti, la persona che comunque ti ama malgrado tu sia pazzo, perché alla fine un po' di pazzia c'è sempre, quindi hai trovato la persona giusta. Io ho trovato comunque la persona che si incastra perfettamente con me e quindi io devo ringraziare Marco che mi ama quanto lo amo io. Ed è importante questo. Poi una cosa molto importante, di nuovo ripetiamo questa parola, sono le associazioni. Le associazioni, noi facevamo parte, facciamo parte dell'associazione Radicale Certi Diritti, e come ogni associazione, ogni anno c'era il tema dell'associazione e quindi si creava una locandina. E la locandina, secondo me, la più bella è questa, quella del sì, del sesto congresso, sì, con Rosa Parks. Per chi non conoscesse Rosa Parks è la paladina dei diritti civili afroamericani. Non so se la conoscete, è proprio quella signora che disse quando c'erano le leggi che i neri non potevano sedere sugli autobus se non sui posti riservati ai bianchi. Una sera, stanca, perché lei lavorava come tutti, faceva la sarta, le intimarono di alzarsi per lasciare il posto a un bianco. E quello fu il primo atto di ribellione, perché lei disse di no, si fece arrestare. Poi Martin Luther King intervenne e quindi noi abbiamo preso per quel congresso bellissimo verso l'uguaglianza, ancora non c'erano gli onori civili, questa stupenda foto di Rosa Parks che io conservo perché per me Rosa Parks è un mito. Rosa Parks rappresenta una di quelle donne davvero meravigliose che meritano di essere ricordate e studiate nei libri di storia, perché purtroppo nei libri di storia studiamo ancora, secondo me, una storia un po' troppo vecchia, quando c'è una storia recente, come quella di Rosa Parks, ma anche quella della comunità LGBT, che merita di essere studiata, perché esiste e quindi va discussa. E ringrazio di nuovo Luigi Romano che dice che è un libro profondo. Vabbè, qui tutti lo consigliate, ragazzi. Non va bene. No, scherzo. Consigliatelo, regalatelo per Natale, visto che ci stiamo avvicinando al Natale. Speriamo di passare un buon Natale tutti insieme. Io questo mi auguro, con le nostre famiglie. Poi. Io ho sempre detto e scritto nel libro che quando potevo raccoglievo dei ritagli di giornale, se non addirittura dei giornali stessi. E ho delle copie di giornali abbastanza rari, perché per la comunità LGBT ci sono dei numeri, come per esempio questo del Fuori del 72, questo per esempio è il numero 3, però io ce li ho tutti, che parlano di tematiche che negli anni 70 era davvero difficile da trattare, erano davvero difficili da trattare. Per esempio, ci sono appunto. C'è un articolo dove dice la perversione eterosessuale, e questo è un po' un controsenso, oppure contro l'omosessualità di classe. E anche all'epoca se ne parlava ovviamente di meno. Forse c'era più fermento rispetto ad oggi, perché si era all'inizio e si aveva voglia. Adesso la comunità LGBT alle volte appare separata, quando invece dovrebbe fare rete, si dice sempre. Però riguardarsi un po' indietro, andare a rileggere questi documenti, perché sono documenti storici, sono importanti. Io ho detto più volte che il mio libro lo vorrei regalare a qualunque biblioteca, di qualche scuola che me lo chiedesse, insomma, perché sarebbe bello se un ragazzo che sta affrontando il proprio percorso di consapevolezza avesse dei punti di riferimento. È un libro
dico come il mio, ma come anche quello di Porpora, piuttosto che di altri, che ne so, penso anche al libro di Giuseppina La Delfa, di Famiglia Arcobaleno, sono libri fondamentali perché innanzitutto non ti fanno sembrare diverso in maniera negativa, perché è bello essere diversi, perché ognuno di noi è diverso, e ben venga la diversità. Il mio Marco la chiama varietà umana, che mi piace ancora di più, perché l'idea di uguaglianza alle volte fa appiattire il tema che dobbiamo essere tutti uniformati. Invece no, siamo diversi. Ben venga la diversità, ben venga la varietà umana, ben venga l'essere ognuno con le proprie idee, che però rispettino quelle dell'altro. Poi Giuseppe Scordino dice: come ti ho già scritto una volta, ti invito a contattare un regista per poter realizzare un film che racconti in una forma diversa. Aspettate, la che è scomparso, con una forma diversa, la bellissima storia che hai raccolto nel libro. Vabbè, magari se qualche regista si facesse avanti. Per il momento ci sono state delle proposte d'altra natura. Non vi anticipo nulla. Se andranno in porto, però sicuramente le vedrete. Ma ci sono delle proposte che vanno al di là del tema letterario. Marika Plastino scrive: emozionante la presentazione del libro, bellissimo leggerlo. È stato pure emozionante quel giorno, ti ricordi, Marika, quando voi avete come prologo dato una grossa mano all'allestimento della sala del comune, c'era la torta, stupendo, stupendo, è stata una giornata meravigliosa. Era allerta meteo all'epoca, quindi tutte le persone che dovevano venire purtroppo non sono venute. Tutte, ma la sala era strapiena, c'erano le persone alzate, quindi se fossero venute tutte sarebbe stato poi anche un problema di capienza. Quindi alla fine il brutto tempo ha fatto quello che doveva fare. D'altro canto, in questo non possiamo farci nulla. Poi voi dite: il lieto fine come è andata? Il lieto fine è andato che ci siamo uniti civilmente il 27 maggio del 2017, e invece di fare la classica bomboniera che si impolvera nello scaffale, abbiamo deciso di fare cosa? Di regalare ad ogni invitato una caricatura. Quindi abbiamo ingaggiato un caricaturista, lui andava là e ti faceva la caricatura. Oltre a quello, ovviamente c'erano i confetti, che erano in un sacchettino come questo, anzi è questo il sacchettino, con i confetti colorati all'interno, con allegato una nostra caricatura. Eccola qua, vedete un po', questa era la nostra caricatura, io e Marco davanti alla famosa casa di legno, casa dolce casa, selfie, fatta da il caricaturista Giotto, che ci ha insomma seguito e ci siamo davvero divertiti. Poi penso si siano divertiti anche coloro che hanno potuto partecipare al ricevimento, perché è stato divertente, è stato bello, poi pieno di scherzi, in tipico stile, ecco perché dico il mio grasso grosso matrimonio calabrese, perché in tipico stile calabrese, quindi ci stava dalla tarantella al fatto di far scherzi agli sposi. Abbiamo avuto addirittura i giocolieri con i lanci del fuoco e noi eravamo in mezzo. C'è il video. Comunque c'è il video e vi consiglio magari di andarlo a vedere in giro. Saluto anche Girolamo. Ah, Saveria dice: l'idea di regalarlo nelle biblioteche. Ah, aspetta, scusate, mi sono impallato. Saveria Bossio dice: l'idea di regalarlo nelle biblioteche è bellissima. Spero che tutti i ragazzi che ora hanno paura di esprimersi per via dei giudizi della gente prendano esempio da voi. Io mi auguro soprattutto che se lo prendano, cioè nel senso, io glielo regalo, non è che glielo vendo, glielo regalo. Se per esempio una scuola mi dice: mi mandi il tuo libro, prego, me ne mando una, due, tre copie, perché sarebbe utile ci fosse. Poi non è, come hanno detto in tanti, un libro volgare, non parla di sesso in maniera assolutamente spinta, anzi non ne parla proprio, parla di baci, carezze, cose che sono comunque all'ordine del giorno, e penso che comunque non ci sia nulla di scandaloso nel sesso, questo comunque lo premetto, però il libro è una storia, un racconto come ce ne sono tanti. Un abbraccio a Teresa Manes, mi manda un abbraccio manda un abbraccio a me, a Marco, io ti abbraccio tanto Teresa. Collega, posso dire, di libri e di storie, persona meravigliosa, Teresa Manes.
Veramente ti ringrazio. Saluto anche Goldoni Uber. Buonasera da Bologna. Quando hai deciso di scrivere il libro, non hai avuto poi più il timore che qualcuno potesse cambiare opinione su di te e sui tuoi compagni? No, mai. Non ho mai avuto opinione, no. Non ci sono state persone che si sono tirate indietro. Non ho avuto timore. Anche perché avevo fatto già coming out, quindi alla fine era scrivere qualcosa di mio. Piuttosto qualcuno, mia madre, pensate, adesso dico una cosa simpatica, mia madre quando ha letto il libro si è ricordata lei delle cose che nemmeno si ricordava di sapere, cioè dice, ora mi ricordo com'è andata, quindi ho fatto un po' da refresh a mia mamma per il libro. Ed è stato bello perché poi comunque molte persone hanno ricordato di chi era protagonista del libro e ho avuto la possibilità di mettere il nome reale, per esempio Daniela, la mia amica di Bergamo, dove io ho messo il nome reale, si è rivista nelle scene che ho raccontato ed è bello averlo potuto raccontare. Sempre Uber dice: avendo letto il libro credo che sia scritto in maniera lineare, non sia assolutamente volgare e troppo esplicito. Grazie Uber, meno male. Grazie, questo diciamolo perché non vorrei che, anche perché si parla un po' di tutto, io affronto anche il tema della chiesa, del mio rapporto con la fede, quindi ne ho sperimentate tante in 20 anni. Me ne sono capitate tante, dall'università, dal rapporto con un professore Mario in particolare, a quello con il prete di turno. Affronta varie tematiche e ognuno di noi si ci potrebbe trovare. A me, ad esempio, è capitato subito dopo scrittura del libro, la pubblicazione del libro, che mi contattassero per sapere come avevamo fatto a fare l'unione civile, cosa facilissima, però qualcuno aveva il timore di cosa, cioè volevano fare un'unione civile però che non lo sapesse nessuno, perché in famiglia non lo sapeva, si volevano tutelare e via. Questo si può fare ovviamente, soprattutto nella scuola, perché a quanto pare, a quanto ho sentito, a quanto mi hanno raccontato, anche nella scuola ci sono problemi se si viene a sapere che è un insegnante omosessuale. Ovvio. Due persone mi hanno detto questa cosa, la prendo con il beneficio del dubbio, però non so, io penso che la propria affettività non debba essere nascosta, non debba soprattutto corrispondere a un motivo di discriminazione nell'insegnamento piuttosto che in un altro tipo di lavoro. Va bene Federica, saluti, saluto anch'io, non ti preoccupare se devi andare, lo so che sei mamma di famiglia. Allora Teresa Manes mi dice il libro si chiama ovviamente Vi dichiaro uniti ed è possibile trovarlo sul sito della casa editrice, che è per l'appunto Officine Editoriali d'Acleto, o direttamente sulla pagina di Vi dichiaro uniti, quindi basta digitare su Google Vi dichiaro uniti, uscirà unicamente l'indirizzo della pagina web. Noi per scelta abbiamo voluto diffonderlo soltanto tramite la casa editrice e tramite il sito, per un periodo l'abbiamo messo anche nelle librerie per fare un esperimento, però abbiamo preferito fare tutto online perché dava la possibilità a noi di gestirci meglio, ma soprattutto alle persone di far arrivare a casa un libro che altrimenti magari non avrebbero potuto vedere, perché poi è un libro che è stato scritto in Calabria, quindi è andato anche all'estero, è andato anche in giro per l'Italia, ma perché le persone comunque le abbiamo conosciute sempre tramite Facebook. È difficile poter al giorno d'oggi diffondere magari la cultura attraverso i libri, perché si dice che se ne compri sempre meno, però noi ci stiamo provando sia come casa editrice che come Vi dichiaro uniti. Gianni Ersecco, che è Gianni Colacione in arte, Vi dichiaro uniti, Officine Editoriali di Acleto. Mirella Marchese mi saluta e dice: ciao Riccardo, un abbraccio a te e a Marco. Ciao Mirella, ti saluto anch'io. Un saluto anche di nuovo a Daniele Russo. Ci vediamo domani. Ti dico solo questo. E poi. Ah sì, certo, poi un'altra cosa che volevo. Vabbè, ma questa la facciamo dopo, va, facciamo così. Vi leggo altri due commenti che io ho qua sotto mano, perché ne sono arrivati tanti. Poi valli a selezionare tutti, è difficile perché sono arrivati da tutta Italia. Per esempio, un
Carlo da Cagliari dice: ho finito da pochi minuti il libro, mi ha commosso, fatto ridere serenamente, tenuto compagnia per qualche ora, davvero molto impattante, diretto, senza fronzoli, sono felice di averlo letto. Giuseppe invece da Catania dice: lettura terminata ieri sera, sono cosciente che per la gente normale non rappresenti nulla di eccezionale, ma per me, che il 50% dei libri letti è stato letto per imposizione, ti deve dare solo questo la misura di quanto mi sia piaciuto. Ho trovato la narrazione vera, chiara, coinvolgente, a tratti divertente, anche se tratta comunque un tema delicato, la vita dell'essere umano, quantomeno in termini soggettivi. E quindi lui dice questo, effettivamente è una tematica sicuramente particolare, però ripeto, è come si racconta una storia, cioè una testimonianza. Se io andassi, se qualcuno di voi andasse a raccontare un fatto della vostra vita, lo mettesse su un libro, non sarebbe nulla di speciale, però magari detta a una persona che ha passato quello che avete passato voi, allora fa testo. Nel mio libro si parla di omofobia, però si potrebbe parlare anche di bullismo, e ce n'è tanto nella scuola di oggi, bullismo, cyberbullismo, come si parla anche poco di femminismo e in questo caso di femminicidio. Nel mio libro ovviamente sono trattate delle tematiche varie, io parlo anche appunto delle persone trans, avendole conosciute di persona e avendo visto il percorso di transizione di alcune di loro. E ripeto, è difficile da capire per chi non è. Io penso che per esempio dell'ambiente delle persone trans debbano parlare le persone trans e non per esempio io che sono gay, perché io posso capire il mio lato, il mio punto di vista, posso avvicinarmi a capire l'altro. Infatti quando tutti mi dicono ho capito, è difficile capire la sofferenza altrui quando la vivi. Però posso dire che molte persone mi hanno rimandato da questa parte con i messaggi che ho ricevuto, che comunque l'hanno vissuta anche loro una sofferenza simile. Allora, qui vabbè, saluto anche Rosalina Aragona, tantissimi saluti, ovviamente Girolamo Vena, siete grandi, Saveria Boss dice: passate a trovarmi, sì, passeremo. Aspetta, dice Uber, forse il fatto che una cosa si venga a sapere è più una questione politico-morale. Sì, allora, è anche vero questo, perché, guarda, Uber, io lo vedo, sembra paradossale, però nel paese piccolo come Cleto è più facile. Nella grande città ti perdi, quindi nessuno si fa gli affari tuoi. In una città come Lamezia, ad esempio, già l'omofobia la senti di più, perché magari ci sono gruppi più estremisti, è diverso. E magari non sei tu a vivere tranquillo, pur essendoci un sacco di coppie gay e lesbiche a Lamezia, ce ne sono tantissime, è che magari non le vedi in giro perché non le pensi. Però è importante esporsi, ma non esporsi nel senso di voglio mostrare la mia vita privata, assolutamente. La vita privata è qualcosa di privato, però il fatto di non dover nascondere a nessuno il fatto di avere un marito, un compagno o una compagna, questo è importante. Cioè se io vado in giro a Cleto, salutami Marco, cioè tutti sanno che Marco è mio marito, quindi non è che mi devo nascondere oppure devo dire con chi stai, con chi non stai. Cioè vivi bene, nessuno ti crea problemi, mi sento in famiglia a Cleto e ho avuto questa fortuna. E Sandra dice confermo, ma anche a Cosenza è così. Cosenza penso che delle città della Calabria sia quella più avanti, ma per tanti punti di vista, vuoi la vicinanza dell'università, vuoi anche la sede dell'EOS Arcigay, saluto infatti Lavina Durantini, Silvio Cilento e Mario Grande, ma ripeto, è importante che ci siano dei riferimenti, perché se non ci sono dei riferimenti ci si sente soli. Io la fortuna l'ho avuta perché sono un testardo e dicevo è impossibile che sono da solo, cioè voglio cercare persone come me, l'ho sempre fatto e poi le ho trovate, ci siamo trovati e la mia vita comunque non è soltanto quello.
la mia vita non è soltanto la comunità LGBT, cioè ognuno di noi ha una vita che va al di là, quello è un aspetto, diciamo, l'affettività. Francesca Marasco dice: il libro è bello e lo consiglio a tutti. Non è solo un aiuto per chi deve capire la propria sessualità, ma è anche un'occasione per gli etero di conoscere altre realtà. Un bacio a te, Marco. Sì, questo è vero, Franci. Con Francesca, cioè, vabbè, Francesca è mica di vecchia data, quindi bene o male conosce me, conosce Marco. È vero, perché gli etero hanno dei pregiudizi molte volte, ma come ce li abbiamo forse anche noi, dal dirti chi fa le cose in casa, che è la prima cosa che ti domandano, dici: ma i ruoli quali sono? Non ci sono ruoli, perché in casa fa chi arriva prima, chi fa la spesa, magari c'è chi è più bravo a cucinare, no? Quello sì, però non esiste magari uno che cucina e l'altro che non cucina, almeno con noi non funziona così, cioè chi arriva prima cucina e si spera di mangiare qualcosa di buono, altrimenti. Sì, infatti Sandra dice: Cosenza non c'è il problema dell'omofobia, vivono serenamente, cosa che non succede nelle grandi città. Sì, ma io ripeto, queste cose le vedo perché comunque hai ragione, vedi, i pregiudizi nascono dalla non conoscenza, ma se non se ne parla, no? Cioè il primo ambiente dove se ne dovrebbe parlare, a parte la famiglia, è la scuola. Cioè se a scuola non si parla, non dico di sessualità, ma io dico di affettività, della probabilità e possibilità che ci possa essere una persona nella vostra classe che è lesbica, che è gay, che è una trans, che è un trans, che è comunque una persona che è diversa, ma comunque non diversa, cioè sembra un paradosso, cioè il fatto di non poter parlare di una persona, di non parlare di un determinato ambito, la cancella. Infatti, quello che un po' all'epoca veniva fatto era non parlare sulla stampa, piuttosto che in televisione, sulle serie TV, delle persone gay, perché è più comodo cancellare qualcosa non parlandone, piuttosto che parlandone e farlo uscire allo scoperto. Quindi se tu adesso sei come dire, contento di vedere Tiziano Ferro che canta, perché Tiziano Ferro ha fatto coming out, ti dà più forza. Se ormai chiunque, diciamo, può tranquillamente esprimere la propria affettività con la pittura, con i libri, con la musica, e ci sono dei modelli, ecco, quello dico io, a me sono mancati dei modelli che mi sono dovuto andare a cercare. Invece i modelli adesso ci sono, fortunatamente, sono modelli positivi, sono cantanti, sono chef, sono artisti, è importante, è molto importante. Io penso per esempio anche a un personaggio come Salvatore Esposito di Gomorra, che ha fatto un film a tematica gay, Puoi baciare lo sposo. Tu dici, un personaggio come lui, che è duro così, che poi invece si presta a un ruolo dove interpreta appunto una delle componenti di una coppia gay, vuol dire che comunque ormai adesso è passato, diciamo, quella paura di dire: no, io non posso interpretare un ruolo gay, se no mi rovino la carriera, un po' come una volta non ci si dichiarava tra i cantanti proprio per non rovinarsi la carriera, una volta era così. E ancora oggi purtroppo c'è qualcuno che ancora non ha fatto coming out, però i tempi sono suoi, nessuno può come dire, fare il contrario del coming out, che si chiama outing. L'outing sarebbe lo sputtanamento, cioè quando tu dici: ah, quello è gay, e quindi lo sputtani. Quella è la sua vita privata. Se prima era utilizzato come atto politico, no? L'outing, adesso invece non lo si usa più, perché comunque è superato. Sondra dice: io con i miei ragazzi parlo spesso di diritti umani e che non c'è differenza di genere, colore o altro. Sondra, tu fai l'insegnante, giusto? Perché questo lo so, è importante, cioè già partire da questa base, cioè parlare di diritti umani, che non ci sono differenze di genere, di colore o altro, è molto importante, perché comunque una persona si sente anche sicura a parlare, per esempio, con l'insegnante stesso del disagio che può vivere nella fase di accettazione della propria sessualità. Quindi ci si confida. Io nel libro ho parlato proprio di Carmen, che è stata la mia, diciamo, il mio primo coming out fatto con un insegnante, l'insegnante che mi dava ripetizioni di francese. E se non è l'insegnante, che proprio lo dice la parola stessa, a insegnarti quello che è giusto e sbagliato,
Allora i modelli vengono cancellati, il problema rimane, rimarrà il bullismo, come rimarrà anche l'anoressia stessa, alle volte procurata magari da fenomeni di bullismo o di omosessualità che non viene vissuta. Saveria poi dice: andrebbe anche insegnato che non bisogna né giudicare né discriminare. Va bene, Saveria mia, ma qua si dovrebbe aprire un capitolo. Purtroppo le persone in generale giudicano e discriminano. Il più delle volte giudicano e discriminano senza conoscere i fatti. È così. Questa è la storia dell'umanità. Sia che io sia gay o che non lo so, non lo sia, stai tranquillo che sarò giudicato per i miei comportamenti, per qualunque cosa. Io penso che l'essere umano purtroppo ama giudicare. Ama discriminare alcuni soprattutto perché non hanno nulla da fare, forse la loro vita è inesistente, quindi giustamente si devono rifare sulle vite degli altri. Invece vedi, io Sandra faccio i complimenti a te perché cerchi di trasmettere i tuoi valori che sono quelli appunto della vita e dell'amore, ma parliamo più o meno delle stesse cose e poi ci ripetiamo alla fine le stesse cose. È importante trasmettere sicurezza, tranquillità, serenità a tutti. Un insegnante lo può fare anche una persona che presenta un libro, però ovviamente la platea è quella di persone adulte. Alle volte le persone adulte sono anche più restie ad accettare qualcosa, mentre invece i ragazzi sono più propensi, sempre che però non abbiano avuto un imprinting iniziale, dove magari anche in famiglia, non so, vedono qualcosa in televisione, i genitori, e fanno la battuta omofoba, dicendo quel ricchione, quel frocio, oppure quella lesbica, eccetera, capito? Ma anche la cultura dello stesso giornale, dello stesso giornalista andrebbe cambiata. Per esempio, io lo dico sempre, fino all'eccesso, io odio quando sento definire la persona transgender donna, cioè quindi M2F, il trans. Cioè, se ha l'aspetto di una donna, tu invece la mortifichi dicendo il trans, perché questo proprio è proprio secondo me, un giornalismo proprio di bassa lega che non ha valore, capito? Perché anche le parole sono importanti, le parole sono importantissime. E poi Sabri dice: beh, il mio commento è riferito al fatto di parlarne a scuola, di spiegare che non ci sono differenze in modo tale che un ragazzo non ha paura di esprimersi. Sì, questo assolutamente, questo sì, assolutamente giusto. Bisogna farlo, Saveria. Io mi auguro che qualcuno prenda la palla al balzo e decida anche, non solo in questo Natale, ma anche magari nei prossimi Natali di magari fare un regalo alla scuola, magari dei genitori che decidono di regalare alla scuola un libro. Se lo faccio io magari ha poco valore perché sono l'autore, però magari un genitore che dice: guarda, ho acquistato questo libro, voglio regalarlo alla biblioteca della scuola, sarebbe bello. Già un genitore ha più diciamo valenza di me. Teresa invece Manes dice: l'educazione all'affettività, all'empatia, al rispetto deve passare dal racconto delle testimonianze. Spero che la scuola dia spazio e valorizzi il patrimonio umano che avrebbe a disposizione per sensibilizzare le coscienze. Un libro come il tuo è uno strumento che favorisce la crescita culturale nel nostro paese. Io Teresa ti ringrazio tanto, ti ripeto, perché anche tu hai una storia da raccontare e l'hai raccontata. E penso che, ripeto, in questo libro, oltre, diciamo, alla mia testimonianza di vita, ci siano anche delle storie di altre persone, oltre alla storia stessa della comunità LGBT nascente. Cioè, nei libri di storia non si studiano i moti di Stonewall, che sono stati l'inizio delle rivolte gay e quindi dei Pride. Non si studia questo, non si studiano magari i poeti, gli scrittori che erano dichiaratamente omosessuali e che comunque cercavano a loro modo di raccontare la propria vita. Purtroppo questo andrebbe rivisto proprio a livello ministeriale, presumo. Però con la buona volontà di professori o insegnanti come per esempio Sondra, dicevo prima, che già parla di non discriminare, già parla di non che non ci sono insomma differenze se una persona ha il colore della pelle diverso dall'altro,
è positivo, perché già io fossi un insegnante, io proporrei tanti libri a tematica, non soltanto ovviamente LGBT, ma parlerei di bullismo, parlerei, non so, di razzismo, come dicevamo prima, Rosa Parks, parlerei dell'apartheid, anche delle differenze che noi vediamo oggi nei confronti dei migranti. Ce ne sono tante, cioè purtroppo la paura ci viene insegnata. La paura ci viene insegnata a scuola, ci viene insegnata in famiglia e poi noi la trasmettiamo agli altri e la trasmettiamo a noi stessi. Questa è la cosa brutta. E la paura non serve a niente, noi dobbiamo superare le nostre paure. Saveria dice: si potrebbero organizzare eventi nelle scuole per parlarne, sarebbe un passo avanti. Io ci sono, quindi se qualcuno di voi, a Cleto o fuori, volesse organizzare un evento, io sono a disposizione. Vengo gratuitamente, quindi non è un problema, mi sposto. Quando ci sarà la possibilità di spostarsi, ovviamente, perché adesso con il lockdown in corso viene complicato. Però quando ci sarà la possibilità, vi do la mia disponibilità a venire nelle scuole qualora qualcuno sentisse l'esigenza di parlare di affettività. Bene, hai parlato anche delle coppie gay. Bene, no, guarda, è importante. Io una volta sono stato cioè sono stato più volte all'Unical, però una volta all'Unical ho proprio raccontato la mia storia in un corso di un insegnante dell'Unical, di una docente dell'Unical, e appunto le solite domande che ti facevano. Addirittura una mi disse: ma hai la fedina al dito, sei sposato? Gli ho detto: no, non sono sposato. All'epoca non ero nemmeno unito civilmente. Gli ho detto: ma ciò non toglie che se io ho un compagno non posso portare una fedina, perché chi ti vede con una fedina, se sei uomo, dici sei sposato con una donna, perché l'eterosessualità è sempre presunta. Quindi anche questo è un po' uno stereotipo, il fatto di pensare che una persona, come dire, ai maschi piacciono le donne e alle donne piacciono i maschi. Questo è così. Invece uno dovrebbe pensare che potrebbe esserci anche chi invece gli piaccia una persona dello stesso sesso. Quindi non è un luogo comune, però è un comportamento, diciamo, abbastanza comune. Allora, qui, vabbè, mi stanno arrivando pure messaggi su WhatsApp, vabbè, però. Beh, no, questi non li leggo. Dici sì, perché una volta un mio studente disse che aveva un amico gay e che non capiva. Vedi, già il fatto del confronto è positivo perché vuole capire, cioè si è posto la domanda e si è rivolto a te. Invece magari, non so, di bullizzarlo, di prenderlo in giro. No, ma hai fatto bene a trattare l'argomento, ripeto. Parlare di qualunque cosa riguardi l'animo umano è compito dell'insegnante. Secondo me l'insegnante deve davvero capire che non è soltanto lo studio del libro la cosa importante, ma è proprio lo studio della persona che ha davanti, e magari viene difficile perché le classi sono numerose, però è importante, però è importante. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Io concludo il libro con il capitolo 43 e parlo di un liquore che mi piace molto, che è l'Armagnac, che è questo qua, questa è la bottiglia, la famosa bottiglia dell'Armagnac. Ora ve la faccio vedere, che mi piace tanto. Diciamo che il capitolo 43 è un capitolo che conclude, ma non voglio spoilerare chi non l'ha letto, però è un capitolo che dovrebbe dare speranza e che comunque tutto è possibile, se uno desidera che sia possibile. Io penso che questo sia l'importante, capire che ogni cosa deve avvenire secondo il suo tempo, quindi non forzare le persone a fare coming out, non forzare i genitori ad accettare, ad accogliere i propri figli gay o lesbiche, perché i genitori anche hanno bisogno dei loro tempi. Io l'ho visto con i miei, quindi vi riporto l'esperienza mia. Ognuno ha i suoi tempi, e anche gli amici hanno i loro tempi, però è facile se si trovano persone simili, e ce ne sono, siamo in tanti, ormai non ci si nasconde più, quindi è molto più facile. Come è anche facile adesso confrontarsi con le persone eterosessuali, perché se ne parla liberamente, tranquillamente. Io, ripeto, a Creta non ho mai avuto problemi, ma non ho mai avuto problemi nemmeno prima. Al massimo, qualche domanda un po' più scomoda, ma rispondo anche alle domande scomode, non è un problema.
Va bene, poi dice: è stata una bella esperienza perché i ragazzi sono carta bianca. Sì, i ragazzi sono delle spugne che acquisiscono quello che bene o male gli viene detto. È molto importante questo. Io adesso vorrei fare un'ultima cosa perché sono passati 58 minuti e 59 secondi, stiamo facendo l'ora, dopodiché concludo. Vorrei leggervi qualcosa del libro, ma giusto due passi, perché è importante darvi degli spunti a chi l'ha letti, a chi l'ha letto, ma anche a chi non l'ha letto, perché questo libro, secondo me, come dire, deve ricordare qualcuno. E io in questo libro ci ho messo anche persone che non ci sono più, persone che io voglio ricordare. Quindi una persona che merita di essere ricordata lo trovate nel capitolo 24 a pagina 107, che è il Cavaliere Arcobaleno. E qua vi leggo l'intero capitolo. Tanto, come dire, è un bonus. Allora, il Cavaliere Arcobaleno. Ho conosciuto Fabio nel 1999, quando, nella ricerca spasmodica di riferimenti positivi con i quali confrontarmi, vagavo per le chat di Mirk, uno dei pochi canali sociali, antesignano di Facebook. Mi disse da subito di essere affetto da distrofia muscolare. Non ci feci caso più di tanto. Si chattava parlando di ragazzi, di come entrambi piacessero gli orsi, categoria del variopinto mondo LGBTQ asterisco, che fa capo agli estimatori delle persone in carne ma non per forza muscolosi. Di certo il tipico camionista che si vede nelle aree di servizio delle autostrade. Quante risate facevamo scambiandoci immagini di link e siti più o meno erotici. Fabio era un degno amico, uno di quelli ai quali potevi raccontare tutto, ma proprio tutto. Eravamo in sintonia, sui gusti musicali, nonché sulla reciproca passione sfegatata per le serie TV anni 80, le sigle dei cartoni e la fantascienza. Insomma, due anime gemelle. In quel periodo frequentavo l'Università di Cosenza, Lettere Moderne. Non lavoravo ancora e le mie entrate si risolvevano con la paghetta che mia madre mi dava per le spese quotidiane. Siccome avevo a disposizione la macchina, allungavo e andavo a trovarlo a Cetraro. Casa sua era letteralmente un porto di mare, la sua stanza dava sulla strada, un po' trafficata, devo dire. Parcheggiavo proprio di fronte all'ingresso e attraversavo la porta a vetri. Si arrivava proprio lì nel suo regno. Ogni tanto lo trovavo adagiato sul letto, come un guerriero stanco che ha combattuto la sua battaglia. Altre, seduto in carrozzina davanti al computer, con cuffie e microfono, sempre a smanettare con chissà quale ricerca o gioco. Mi accoglieva con un sorriso, ma buonasera! E io lo abbracciavo e ricambiavo con un bacio il suo gesto d'amicizia. Spesso mi chiedeva se fosse, dove fosse Maria Stella, ovvero Marco, il mio compagno, ora marito. Eh sì, perché prima di arrivare al coming out ufficiale, i miei compagni di università non conoscevano la mia storia. Così un giorno mi chiesero come si chiamasse la mia ragazza, quella con la quale stavo, vista la fedina che portavo al dito. Ed io, preso alla sprovvista, avevo risposto istintivamente: Maria Stella. Da allora Fabio mi prendeva in giro, con ogni storia, ma riflettendoci bene, quante cazzate si dicono per nascondere un segreto, talvolta il segreto di Pulcinella? Ho una montagna di foto delle giornate spensierate e delle sere trascorse insieme. Ne ricordo una in particolare quando letteralmente lo scarrozzai da casa sua fino a un locale dove ci attendevano altri amici. Era il tempo delle pizze froce, dei compleanni, feste camuffate da ritrovi nei quali si parlava e ci si conosceva, e del se non lo facciamo adesso quando? Spinsi quella carrozzina per almeno un paio di chilometri. Fabio era il tipo al quale piacevano i militari, meglio se i carabinieri, io più camionisti, anche se il mio Marco è un tenero orsacchiotto alla Winnie the Pooh. Ma entrambi facevamo apprezzamenti su Tonino, il fornaio pasticcere della vicina cornetteria il Bianconiglio, dove ovviamente eravamo diretti. Tonino, sporco di farina e con il solito grembiule, ci accoglieva con un caloroso benvenuto e Fabio, zoccola più che mai, non si faceva, fa non faceva altro che farsi fare il solletico, ammiccando con i suoi occhi furbetti che dicevano: Vedi, se voglio posso tutto, alla faccia del disabile in carrozzina. Fabio, a causa della distrofia muscolare, aveva perso quasi la totale mobilità del corpo e per usare il computer utilizzava un paio di dita e una trackball, eppure non si scoraggiava mai. A tavola ognuno di noi lo imboccava a turno, gli facevamo sorseggiare la birra o dell'amaro del capo, di cui andava pazzo, e poi, come sempre, mi chiedeva di accendergli una Chesterfield, che teneva nel marsupio dietro la carrozzina. Girava in lungo e in largo lui, sostenuto dalla sua migliore amica Pierfausta e da Denise o Alessandra, ma anche da altri angeli custodi, che non lo lasciavano mai solo.
lo coinvolgevano in scorribande ovunque, dalla spiaggia alla campagna. Epico fu un video che lo vedeva attraversare una radura fitta di boscaglia. Andava spesso ai concerti e anche lì era in prima fila. Mi mostrava le foto con i cantanti più gettonati, Carmen Consoli, Max Gazzè, i Coldplay. La lista era lunga e il suo motto era fare tutto e subito. Non c'era occasione in cui non mi ripetesse di volermi accompagnare come testimone quando mi sarei sposato. Infatti diceva, se passa la legge, il testimone sarò io. La Cirinnà era ancora lontano, ne doveva passare di acqua sotto i ponti, di Ico, di Dorè, Pax e tante promesse della politica mai mantenute. Governi Bigotti e Arraffoni, che hanno tradito le aspettative degli elettori. Fabio, nell'ultimo periodo della sua vita, frequentava i 5 Stelle, anche se non condivideva la posizione sui migranti, troppo razzista detta sua. Invece era iscritta all'associazione radicale Certi Diritti e fu proprio in occasione di una campagna di iscrizioni chiamata Dai Corpo ai Tuoi Diritti che posò nudo con davanti il cartello appena citato. Posseggo il video di quella sera e dopo una pizza e il proverbiale aperitivo di fine cena ci appartammo con tutta la comitiva nel retro del locale. Fra risate e battute lo spogliammo e trovammo l'angolazione giusta per quello scatto che passò alla storia. Quella magica serata verrà ricordata come piume di struzzo perché portammo una parrucca blu e un boa rosa, che ovviamente anche Fabio indossò. Eravamo davvero felici e ancora oggi, mentre lo ricordo, rido. 3 anni fa, un giorno come un altro, vidi comparire sul suo profilo Facebook delle scritte di addio e stentai a crederci. Fabio era a tavola con i suoi anziani genitori, stava pranzando, dopo aver sorseggiato un bicchiere di vino. È venuto a mancare così, mi hanno raccontato. Il giorno del funerale ho fatto l'ultimo ingresso nella sua camera, questa volta con un pesante alone nero circondato da coloro i quali lo hanno conosciuto. Il suo era diventato un corpicino che giaceva sul letto, immobile, l'ho accarezzato dandogli un bacio. Era freddo, ma non come il mio cuore in quel momento, fermatosi per l'incredulità di una morte forse annunciata, ma che speravo non arrivasse mai. Non ci avevamo mai pensato che quel giorno potesse arrivare e che le lacrime sarebbero scese copiose. Ho fumato una sigaretta in suo onore, fuori dalla chiesa, lui che non era cattolico e non credeva in Dio, ma nelle possibilità infinite dell'universo. Eppure, mentre le campane suonavano e il feretro stava uscendo dal piazzale, strapieno di gente, ho avuto come una sensazione e alzando gli occhi al cielo, giuro, ho visto un arcobaleno sovrastare noi tutti. Pensare che la morte possa averlo fermato non esiste. Se l'ho conosciuto bene, la sua anima immortale avrà avuto voglia di rituffarsi nella vita, o magari stavolta avrà il corpo di un supereroe come il suo Batman. Chissà quale potere lo contraddistingue adesso nella lotta contro il male. Ne sono certo, ne eravamo certi entrambi. Niente a fine, ma tutto è un percorso che conduce al medesimo luogo, magari da punti diversi dello spazio-tempo. Eppure è così. Ha lasciato il corpo a Cetraro, le spoglie mortali di un nobile cavaliere e la sua scintillante armatura che brillava ogni volta che il suo cavallo varcava la soglia. Ma che importa se adesso sono polvere e ossa? Quello spirito guerriero, la risata fragorosa di un folletto incantato e l'amore per la vita lo hanno reso immortale. E se Bruce Wayne era il cavaliere oscuro, Fabio è e sarà sempre il cavaliere arcobaleno. E io questo ve lo volevo leggere perché, ripeto, in questo libro ci sono tante persone che hanno caratterizzato il mio passato e che comunque ancora rimangono nel mio cuore. Fabio era ed è uno di questi. A questo punto io vi ringrazio tutti per aver partecipato a questa chiacchierata che ci siamo fatti tra di noi, davvero nella tranquillità delle nostre case. Ci saranno sicuramente altre sorprese in futuro, non ve le anticipo ma ce ne sono. Speriamo di concludere presto questo periodo di lockdown così da poter riprendere le presentazioni di Vidi Chiari Uniti, che si sono purtroppo fermate proprio a causa del virus. Io vi auguro di essere soprattutto liberi, questa è la cosa principale, di essere liberi nelle vostre scelte, ma non nelle scelte di vita, perché l'essere gay non è una scelta. Io vi dico semplicemente di essere liberi nell'essere felici. Cercate la felicità ovunque, la troviate ovunque. Non vi guardate indietro, perché tanto guardarsi indietro non serve, serve soltanto ad avere dei ricordi e quelli vanno bene. Ma guardate avanti e cercate di essere felici, perché la felicità esiste, va bene? Quindi, Riccardo Cristiano, vi dichiaro uniti 365 giorni dopo, Liberi TV,
di cui ringrazio la regia di Gianni Colacione e di mio marito che nell'altra stanza sta facendo, lui che mi manda messaggi e cose. Io vi ringrazio tanto di aver partecipato. Ci vediamo alla prossima volta e con qualcuno di voi mi vedrò domani, non vi dico chi, quindi mi raccomando. Saluti a tutti, 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 vi voglio bene, siate sempre liberi, mi raccomando. A presto, a presto, a presto. Ciao, ciao, ciao.